I genitori e gli amici del 17enne inghiottito dalle acque del torrente Masino ieri pomeriggio, dopo essersi immerso in una delle piscine naturali del corso d'acqua, non si danno pace. Sono arrivati a Cataeggio da Rò questa mattina, guardano verso i flutti vorticosi in cerca di un minimo indizio che possa segnalare la presenza del giovane, ma tutto, ogni singola operazione dei soccorritori, è duramente messa alla prova dagli alti volumi idrici alimentati dalle precipitazioni ingenti dei giorni scorsi. Questa mattina il personale del soccorso alpino, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e dei sommozzatori e della protezione civile con i droni, assieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri, non hanno un attimo di sosta. Si sono immersi, hanno scandagliato palmo a palmo il fiume ed ora sono in attesa che arrivi anche una telecamera di profondità. Secondo alcune tesi raccolte sul posto, sembrerebbe infatti che il corpo del povero 17enne possa essersi incagliato nei meandri della pozza in cui il giovane si è tuffato ieri alle 14. I soccorsi sono stati rapidissimi. In meno di 15 minuti, infatti, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza sono giunti sul luogo della tragedia, essendo già impegnati nel soccorso ad una giovane scivolata nello stesso torrente. Nuovi aggiornamenti nei prossimi servizi di TSN. Il fiume è stato scandagliato con l'elicottero del 118 e con l'elicottero dei Vigili del Fuoco, già ieri con dei droni, e oggi sono già ancora 3 droni che stanno lavorando, che si interfacciano tra di loro, e sommozzatori che vanno nelle pozze più profonde e gruppo Forra che comunque entra in acqua e con delle sonde va a cercare sotto i sassi se c'è qualcosa di incagliato. Provincia di Sondrio, la sinergia tra i vari enti che operano è veramente ottima. Diciamo che la competenza poi dei vari gruppi specializzati, in questo caso il gruppo droni, ha una valenza, un valore aggiunto, perché permette una ricognizione sul fiume molto mirata e puntuale. Il discorso dei SAF, dei Vigili del Fuoco, con gli speleo del Soccorso Alpino danno un valore aggiunto alle ricerche. Verrà l'elicottero 169 dalla sezione aerea di Varese per tentare un altro sorvolo di ricognizione nella speranza di ritrovare la persona. Intanto ci sono i sommozzatori che stanno programmando una ricerca con una telecamera a immersione, e poi abbiamo i fluviali che stanno percorrendo il fiume, e adesso mi hanno appena avvisato che sta arrivando l'elicottero da Malpensa col cambio dei sommozzatori,